la Statua della Libertà, che in questo momento se starà a mettere le mani nei capelli. Sono stupida io. Ciao ragazze e ciao ragazzi, se quelli de fuori mi fanno fa il video magari, che stanno facendo i lavori, quindi è un po' un casino. Ho ciuccetti, sono tornata ad avere 12 anni, è tempo di farvi vedere, ho proprio bisogno, di farvi vedere le cose inutili, frivole, che mi sono comprata, che ho comprato. Sentite i rumori? Vabbè, oh, grazie. Cendo le bande e vi faccio vedere le due cose più belle di... Cioè, in realtà è tutto bellissimo. Ho preso altri due peluche. Io... Vedete dietro, no? Quanti ne ho? Sì, ne ho parecchi. Ma non bastavano. E non credo nemmeno che siano gli ultimi, praticamente. Allora, ho preso questo. Ce l'ho con le faccine di WhatsApp. Ho preso questo che dovrebbe anche... Oh mio Dio, vi immaginate? Basta! Ora ho leggermente paura perché io comunque i peluche quando dormo li sposto tutti di lato, ma se vi immaginate di notte, io dormo anche da sola con la porta chiusa, immaginate che questo si attivi da solo di notte. Cioè, io sono morta. L'altro è decisamente più puccioso ed è questo. Cucù, sentite? La famosa scimmietta. Di non vedo, non sento e non parlo. Le due mani si possono mettere, aiuto, sia sulle orecchie, qua, così. Ma perché questa ha dei problemi? Avete dei problemi anche voi che fate lavori a quest'ora? Vabbè, avete capito, si può mettere in vari modi. E quindi loro si aggiungono alla collezione di peluche. Anche se non ne avevo il bisogno, perché appunto questo è un video frivolo, un video inutile. Ho preso questo salvadanaio, ho già degli spiccetti dentro, due saranno, anzi, vediamo quanto c'è dentro, non mi ricordo, 1,50 € preciso, posso prendere un biglietto dell'auto. Mi piaceva semplicemente perché ci sono tutte queste immagini di Parigi, del Ponte di Londra, di Roma, l'ho notato solo adesso, di Roma, e Pisa, Collus, no vabbè, ve lo giuro su chi vi pare. L'ho letto adesso, cioè... No, aspettate, devo mettere a fuoco. No, vi prego. Non potete sbagliarmi il Colosseo. Sono sicura che con questo aggeggio diventerò ricca. Questa l'ho presa prima delle elezioni di Trump e della sua vittoria. Non ha ancora le pile, non è ancora in perfetto funzionamento e segna esattamente l'una e 12-11 minuti. Vabbè. Almeno due volte al giorno segna l'ora esatta. Ha la bandiera americana con anche lo skyline e la Statua della Libertà, che in questo momento se starà a mettere le mani nei capelli. Non bastava avere un peluche, dovevo avere anche la tovaglietta dell'emoji. Questa qui la uso a volte per fare colazione o comunque quando mi devo truccare. Infatti è mezzo sporca, però vabbè, è di plastica, si lava abbastanza bene con un po' di sapone o comunque un po' di alcol. Vabbè. Una cosa utile invece, perché ce deve stare, è questo mini cavalletto dai cinesi, che si allunga così, non più di tanto, però è molto utile quando, cioè perché l'ho pensato per fare di nuovo i Get Ready With Me, dato che ogni volta per farli dovevo mettere questo tabarano che ho qua davanti sulla scrivania, posizionare tutto, spostare tutto, invece questo è facile da posizionare, piccolino, non è ingombra. Sarà molto più facile. Preparatevi. Cioè, preparatevi, cioè, per andarvene da questo video, perché vi giuro. È una tappa lavandino con la faccia. Io sto male, cioè, ho una fissazione, veramente. Sono ossessionata da queste cose, ma non è che sono ossessionata dalle faccine, ma per le cavolate, che è ancora peggio, perché possono essere di qualsiasi tipo. Questo lo userò per il bagno. Anche perché qua non c'è adatta a niente, ma non è finita qua. Dite perché? Che altro, che altra cacchiata hai preso?
Dai, non vi potete di niente. Dai, lo so che, che non vi piace, cioè a molti non piacerà, però dai. Ma ho un'altra alternativa. Mi hanno regalato questa. Questa che è di Natale, io la amo. Non so di preciso da dove provenga, però me l'ha regalata una ragazza che abita sotto casa mia e che mi segue. Quindi ciao Cri, si chiama come me. A very merry holly jolly Christmas, un'altra parola. Questa la vedrete sicuramente in una morning o night routine, perché cioè, la devo usare. Ultima cosa e poi siete liberi di andarvene. Anzi, se siete arrivati fino a questo punto siete dei santi. Portarmi così, ma non si apre. Ah, sono stupida io. Ho quella del piccolo principe, ho quella d'obiettivo, ho quella con i gufi, ho quelle due simili di Starbucks, simile Starbucks. No, ce ne doveva sta un'altra. Ma perché? C'è un motivo, ovviamente. Un motivo un po' inutile, però... non so se ve l'ho mai detto, però nel negozio che vende tutte cose per la casa, simil Tiger, l'anno scorso, a metà dicembre, c'era una tazza, che è questa, che adesso vi faccio vedere... E io dicevo, oh mio Dio, mi sono innamorata, costa pure poco, la prenderò sicuramente. Ci sono andata la volta dopo, esaurita. Cioè, mi è rimasta qua. Adesso siamo a metà novembre e ho detto, senti, io ti prendo subito. Cioè, ora capite a cosa io penso da un anno? Avete presente quel programma di real time che dice invasi da... Che era così, boh, non mi ricordo. Io sarò una di quelle che ha la casa invasa dalle tazze. Però sono belle. Niente ragazze e ragazzi, questo video è finito. Io su YouTube, lo sapete, faccio video frivoli, stupidi. È il mio lato stupido questo. Su YouTube, ovviamente, perché quando spengo la videocamera torno alla vita, ai problemi, anche io ho dei pensieri, delle cose da fare. Ma che be frega. Diciamo che questo è lo spazio dove io posso esternare a voi, tra l'altro, cioè alla gente, quindi è un po' imbarazzante, la mia frivolezza, stupidità, che c'è comunque, credo, in ognuno di noi, perché se uno fosse serio dalla mattina quando si sveglia alla sera, ti prego fermati, noia. È ovvio che a 26 anni non è che sono quella... al 100% che vedete nei video, cioè vi spiego, non sono così 24 ore su 24, cioè mancherebbe, altrimenti mi devono rinchiudere veramente in un manicomio. C'è una frase che mi è sempre piaciuta molto, non ricordo adesso esattamente chi la disse, ma dice: una persona intelligente può far finta di essere stupida, ma una persona stupida non può far finta di essere intelligente. Io credo che prendano vita queste cose di notte, perché sì, se non sbaglio anche la scimmietta dovrebbe avere un suono, vediamo. Sì, avevo ragione. Questo era tutto, io, i miei ciuccetti e la mia felpa bellissima di Disobey o di Disobey, non si sa come si pronunci. Vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!